Dalla pennellata di Baritti da sinistra svetta in corna all'incrocio 1-1. La prima partita abbiamo riposato, la seconda la Reggiana che ha dichiarato pubblicamente che vuole arrivare nelle prime 5, ma visto anche i nomi della squadra si può credere che è una cosa anche fattibile. Aveva perso la prima partita, ha segnato dopo 35 secondi, non siamo partiti con il migliore auspici, invece la squadra è stata brava, non si è demotivata. Ha giocato a ritmi intensi, li ha messi alle corde meritatamente. L'impressione è stata ottima. Se la Reggiana è una squadra che vuole arrivare a fare le prime 5, mi consola, perché noi abbiamo una squadra che nella cui rosa ieri mancavano 3-4 giocatori importanti, che poi Sannino non è che dite tu sei titolare, tu no, però mancavano dei giocatori importantissimi. Loro sono rimasti in inferiorità numerica, dovevamo sfruttare meglio l'occasione, perché non capita spesso che gli altri rimangano in 10 dopo 20-25 minuti, mi sembra. Arma è un giocatore che, come si dice, fa veramente reparto da solo, perché molti centimetri, ma anche una buona capacità di mantenere il pallone, di far salire la squadra, per cui è già veramente un punto di riferimento, come lo è anche Porcari a centrocampo. Quella veemenza, quell'aggressività del primo tempo ci ha portato anche a farci sostenere da un pubblico straordinario, perché credo che oggi c'erano 5.000 persone, credo 6.000, che sono stati felici di vedere i giocatori in campo nel primo tempo, farli sobbalzare sulle gradinate per quello che erano riusciti a fare in campo. A tutti quanti alla fine erano medi impazziti, non dico poi quando abbiamo fatto il gol, il 2-1 che sembrava fatto, qualcuno era girato che urlava, e guarda, no, era che annullare, era che annullare, no, e dopo si girava, non dico che piangeva, però insomma.